Le jeux sont faits. Con il solito modo poco trasparente che utilizza World Sailing, quantomeno la governance attuale di World Sailing, per prendere proprie decisioni o per comunicare proprie decisioni, viene fuori un video in cui si elencano gli eventi che faranno parte delle Olimpiadi di Parigi 2024, gli eventi velici, in cui ci sono tutte le classi veliche che sono state votate, anche se poi in realtà manca l'approvazione del CIO, quindi in realtà ci sono ancora dei cambiamenti possibili e forse per qualche aspetto anche probabili. E però la cosa interessante è che vengono inserite le cose che a World Sailing interessano e indovinate un po', nella classe offshore mista, che barca hanno messo? Voi immaginerete, mi direte, il Luca 30, che è la barca che farà il mondiale quest'anno. Classico, no? Tutta la barca di cui si è parlato, si è sempre parlato, hanno prodotto, fa il mondiale a Malta, dice, sarà il Luca 30. Non è il Luca 30. Dici, vabbè, sarà una barca che ha una flotta numerosa o comunque una barca che bene o male fa parte dell'elenco delle barche che attualmente parteciperanno alla sorta di selezione, no? Che sono state individuate come barche adatte per fare questo mixed event per offshore, no? Invece, stranamente, non è nessuna di queste barche qua. Stranamente, la barca che figura nel filmato è, udite, udite, il Sunfast 3300. Incredibilmente, una barca francese, si vedono immagini di un test di due barche fatte con due equipaggi misti, un test che peraltro io personalmente non avevo ancora mai visto, barca nuova, che noi peraltro abbiamo sempre vagamente indicato come quella che dovrà essere quella definitiva, vabbè, stranamente nel video appare proprio quella barca lì. Le jeux sont faits sicuramente, e forse rinneva più. Ciao, buona giornata.